Allora, adesso basta, mi sono rotta. Vieni fuori, lupo. Lupo, vieni a me, veloce, veloce. Grazie. Tu non ti addormenti? No, perfetto. Ok, dove Cribbio è? Yuyu? Yuyu? Dove sei? Aspetta, che non riesco a guidare il lupo. Lì, lì. Aspetta, che non riesco a guidare il lupo. Mi sto incasinando a guidare. No, no, stiamo andando dalla parte sbagliata. Lupo, perché non giri? Lupo, perché non giri? No, aspetta, non sta funzionando il c'ho il lupo che non funziona. Mi hanno rotto il lupo, qualcuno mi ha rotto il lupo, aspetti. Aspetti che non. Ok, forse ho capito, forse. No, stavo scherzando, non ho capito una mazza. No, vabbè. No, ma vabbè, ma vi prego, pietà. Ok, dritto così, dritto così, dritto così. Ok, dai, che forse ci cade, dai, che forse col lupo riusciamo a farcelo cadere, non lupo contro la roccia. Mi si rompe la carrozzeria, lupo. Ok, allora con il lupo siamo riusciti a colpirlo un po' di volte. Un po' di volte. Sono finite quelle volte, ma dai, ma mi si è rotto il fucile. No, vabbè. Jack, ma che sfiga incredibile. No, vabbè, ve lo giuro, sto ridendo per non piangere. Cioè, sto ridendo per non piangere perché. Cioè, questo addomesticamento, questo cercare di addomesticare lo Yu Tyrannus è una tragedia greca. Ok, allora noi. Oddio, cos'è? No! È un anchilo! È un anchilo che è finito di sotto! Comunque, stavo dicendo. Allora, siamo andati fino al Quetzal, ci siamo riforniti di un po' di proiettili, di dardi, di tutto, ci siamo riparati il fucile. E adesso stiamo tornando, mamma mia, aspetta, dobbiamo andare a cercare. Ma quando sono comparsi? Ma stai scherzando? Ma questo è un rino, cosa ci fa qua su? Ma cosa ci fa qua su? Vabbè, allora vediamo di andarci a prendere sto Yu Tyrannus, per l'amor del cielo. Qualche santo di Ark mi assista, vi prego. Ok, l'abbiamo trovato però. No, c'è una nebbia terribile, c'è una nebbia terribile, ci ho messo un botto a trovarlo. Cacchiarola, no, non fuggire in mezzo alla nebbia, non fuggire di là che c'è un precipizio, tizio. Giochiamo a nascondino dietro la roccia. No, vieni di qua e svienici. Ti prego, vieni di qua e svienici. Ma perché non l'ho pigliato? Ma non è possibile, non è normale sta cosa. Ah, ok, adesso sì, dai, no, basta, non ho più voglia di correrti dietro. Ti odio, mi stavi un po' simpatico, ma ora ti odio. No, ragazzi, non avete idea, lo sto rincorrendo da un botto di tempo, si sta allontanando sempre di più. Sento ululare, non so da dove, ma sento ululare, sembrava vicino. Ululare, sento ululare, aspetta, mi sono proprio attaccati al culo. E infatti, eccoli lì. Oh, io tiranno, aspetti. Lupi, venite un po' per di qua, che vi dovete togliere un po' dalle balle, che devo inseguire il tizio un po' tranquillo. Ah, se la prendevano con i rinoceronti, va bene, non importa, va bene tutto. Ok, dai. Yuyu, dove sei? Yuyu, vieni qua. Yuyu, vieni qua. Perfetto, ok. Dai, Yuyu. Ti odio. Oddio, aspetta. C'è un cadavere. C'è un cadavere di una tigre. Non è buon segno, non è per niente buon segno. Dobbiamo stare molto attenti. Ok, basta, ci riprovo col lupo. Dai, ci voglio riprovare con il lupo. Dai, vieni, cucciolo, vieni. Dai che insieme possiamo farcela, mai, ma proprio mai. No, aspetta, lupo, non si gira, lupo, non si ferma, il lupo non si ferma, non fa niente il lupo, aiuto, aspetta, lupo, che cacchio succede, che cacchio succede? Ok, no, stava andando per conto suo, altri cadaveri, tanti cadaveri sparsi, no vabbè l'ansia, deve esserci qualche brutta bestia in sta zona. Ah, dai! Dai, però svienici con me un secondo, ti prego. Aspetta, alleluia, alleluia, no, vabbè. No, mamma mia, tizio, quanto mi hai fatto correre. Appena ti svegli, quanti colpi che ti becchi, quanti colpi. No, vabbè, praticamente lo abbiamo rincorso per giorni, cioè per giorni interi. E poi il lupo che è così, di sua iniziativa prende, se ne va per i fatti suoi. Vabbè, asco, io mi vado a riprendere Joe. No, vabbè. No, ma le corse, ma i giorni, il tempo, aiuto! Ok, allora qua l'addomesticamento sta andando avanti. Noi siamo riusciti a procurarci anche un bel po' di Primate per questo brutto merdone gigante che non se lo merita.
Assolutamente, e ci siamo, visto che si è fatta notte nel frattempo, un altro giorno passa, ci siamo fatti anche due fuocherelli. Allora, uno lo piazziamo qui, che un po' di luce non guasta, e anche un po' di calore, perché Jack ci sta morendo malissimo di freddo. E io ho paura a lasciare la bestia qua da sola, sinceramente, non tanto per il torpore, ma perché avevamo visto un po' di cadaveri mentre lo inseguivamo, e sinceramente ho il terrore che ci sia una brutta brutta bestia, ma brutta brutta, qua in giro, e quindi sono un po' terrorizzata. In braccio al fucile Jack, presto, e mi raccomando, stai allerta. Tizio, però non mi far venire gli infarti. Bruca l'erba tranquillo, dai. E mi accorgo solo ora che il nostro Yutiranus è un livello 74, ma io avevo visto un 72. Quando è avvenuto lo scambio? Aspetta che c'è un'aquila che si sta avvicinando troppo. Dammi un secondo, devo anche sfogare un po' di rabbia repressa, tizia, abbi pazienza. Quindi mi chiedevo, ma quando cacchio è successo? Aspetta, si sta avvicinando troppo, ricarica, ricarica Jack. Ricarica, veloce, 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 veloce. Ok, perfetto, dai, 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 che ci va giù, dai, che ci va giù, ci va giù. Ce l'avevamo in faccia praticamente. Vabbè, comunque mi piace il fucile, mi aiuta molto a un attimino a spunto, a smaltire la rabbia repressa. E dicevo, quando cacchio è venuto lo scambio? Cioè, quando è successo che il mio Yutiranus livello 72 è diventato un livello 74? Non capisco. Quindi io quanti narcotici ho sparato a chi? A chi? Perché? No, vabbè. Ok, è di nuovo mattina, la notte in realtà è andata abbastanza bene, non c'era nulla in giro a rompere le scatole, e laggiù ci sono dei lupi, però sono lontani, dai. E ovviamente Jack c'ha sete, e non piove, oggi non piove, ha piovuto tutti i giorni in cui siamo stati su Ark, non ne ha scampato uno, e oggi non c'è una goccia d'acqua manco a pagarla. E quindi niente, andiamo di baccucce sperando di limitare un pochino i danni, occhio a non mangiarti le narcoberry. E si sta facendo di nuovo notte, e noi siamo dovuti andare a raccattare altra Primate per questo merdone, e già, è già... Ma dimmi te, cioè pure mi devo fare... Oh, oddio. E Jack ci sta ancora morendo di sete, siamo andati tutti avanti tutto il giorno mangiando bacche, cioè stiamo riuscendo a non morire disidratati solo grazie alle bacche. Ma sto tizio non ci sta mettendo una vita da domesticarsi, aiuto. Io c'ho paura a lasciarlo solo ad andare a bere. Cioè, con tutta la fatica che ci ho messo per arrivare... Ah, è pronto, ok. Ok, stavo per mangiare bacche, ma no, ok. Alleluia tizio, alleluia. Aspetta, fammi mangiare che Jack ci muore disidratato. Dio il parto, tesoro, è stato un parto. Cioè veramente, sei bellissimo ma ti odio tanto. Cos'è questo autocura, Joff? Aspetta, fammi vedere che cavolo è. Lo posso abilitare o no, aspetta, prima di abilitare roba strana vado a vedermi che cos'è, che vado a cercare online perché non ne ho idea. Ciao. Ciao, sei bello, sì dai, sei bello, non posso dire di no perché sei bello, però un po' ti odio. Allora, Lillo, ora tu te ne vai in reclusione nella sfera Poké. Sfera Poké funziona. Sfera Poké, sta succedendo, vedo luci ma non vedo bene se... Sì, ok, lo sta intrappolando nella sfera, ok, perfetto. Alleluia, finalmente ce l'abbiamo. Andiamo subito a casetta che Jack ci sta morendo malissimo di freddo. E vabbè, io i fuochi qua li lascio accesi, dai, non dovrebbe succedere niente. Prendiamoci il nostro lupo, veloce Gio, grazie. E ce ne andiamo un attimino nella casetta qua vicino a rifocillarci perché ci sto impazzendo. No, veramente, le corse che non ci ha fatto fare sta bestia, le corse che non ci ha fatto fare sta bestia. Mamma mia, avanti e indietro, e i dardi, e questo e quell'altro, e fuggiva in continuazione. No, vabbè. Ok, allora un altro giorno passa e noi ce ne stiamo tornando a casa di mattina, mamma mia. Mi viene da piangere, ci è voluta un'eternità. Comunque, ho controllato... Perché si fa buio ogni tanto così all'improvviso? Vabbè. Ho controllato un attimino quell'impostazione di Auto Courage che abbiamo visto sullo Yutiranus, e sembra che si tratti di un'opzione che permette alla bestia di emettere ogni 30 secondi un ruggito di quelli che fanno scappare tutti se si trova davanti appunto un avversario. Quindi non è che mi sembra chissà che, tanto se ci serve lo facciamo noi il ruggito, poi se la caverà un po' per i cacchi suoi se è da solo, no? Oh, che bello, finalmente casa, quanti giorni, ragazzi, da quanti giorni che manchiamo, ci siete mancati tanterrimo, ma veramente tanterrimo. Allora, andiamo subito a farci la sella per la bestia malefica, sì, oltre agli Ichthyornis abbiamo una nuova bestia malefica, lo Yutiranus, e io ho visto che servono le perle bianche, no vabbè, guarda che vista però,
Che spettacolo, che spettacolo. Mi rincuora un po' questa cosa. Dicevo, per fare la sella servono le perle. E io spero di averle. Aspetta, 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 aspetta. Volevo vedere. No, volevo vedere se le avevo lasciate nell'inventario. No. Però ci sale il livello. Aspetta, mi fai cadere tutto. Aiuto. Le perle non le ho lasciate nell'inventario del Quetzal. Sei messo un po' storto, tesoro. No, che okay, sei raddrizzato. Ti prego, fa che le abbiamo qua. Se no, dobbiamo andare a prenderle. No, ti prego. Ti prego. No, mancano. Non ci sono le perle. Devo andare a prenderle a casa. Ma scherziamo. No, davvero. Fammi controllare. Non ce n'è neanche una. No. Neanche una. No, mio Dio. Devo tornare a casa davanti all'isola di Batman per recuperarle. Io non ci voglio credere. No, dai. Io non ci voglio credere. È una cosa troppo brutta. No, basta, basta. Io rimango chiusa qua dentro. Il Quetzal non me ne frega niente. Non uscirò mai più. E invece l'abbiamo fatto. Siamo tornati all'isola di Batman a recuperarci tutto. Si è di nuovo fatta notte perché non erano passati abbastanza giorni per riuscire ad addomesticare sta bestia. Siamo tornati fino a casa. No, vabbè. No, è l'episodio più lungo, vi giuro, ragazzi, ci ho messo una vita. Però ci siamo presi un po' di cosine. Ci siamo già fatti la sella per lo Yutirannus. Ci siamo presi un po' di roba, un po' di metallo, roba che ci poteva servire all'occorrenza, non si sa mai. E no, vabbè. No vabbè, dai, però. No, quante sfighe, quante sfighe. Ci ho messo giorni a registrare questo episodio. Giorni, 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 letteralmente tanti giorni. Finalmente, dopo mille peripezie, riusciamo a mettere la sella al nostro Yuyu. Grazie Yuyu, alleluia, finalmente. Così anche noi possiamo andare a ruttare in faccia alle genti. Aspetta, guarda che qua c'è una bella creatura da spaventare. Ciao tigre, ciao, buongiorno. Guarda come corre. Mi piace tantissimo questa cosa, questa funzione, questa nuova arma che possiamo usare. Aspetta, aspetta, non riesco ad acchiapparla, scappa. Oh, ho morsicato l'albero. Sì, però corrono troppo in fretta. Yuyu è lento. Ok, ah, bene. Ok, perfetto. Sì, mi piace. Mi piace che li spaventiamo così. Mi piace tanto. E ci sale tanto di livello. Ti aumento tutto, Lilo. Guarda com'è felice. Guarda, aspetta, aspetta, aspetta. Fammi vedere, fammi vedere. Guarda come esulta. Guarda come esulta. È felicissimo, è felicissimo. Bello, sì, no, dai, sei bellissimo. Ripeto, un po' ti odio perché mi hai fatto penare tanto. Aspetta, lì ci sono un Rex e dei lupi. Quasi, quasi proviamo ad andare a fargli un saluto. Fammi vedere il livello 24. Sì, dai, ce la possiamo fare. Ma non mi fa tirare fuori il fucile. No, non mi fa usare le armi. No, aspetta, io speravo di sì invece. Dannazione. Va bene, intanto il T-Rex se lo sono mangiati i lupi. E noi papà lo ruttiamo in faccia a tutti i lupi cattivi che si sono mangiati il povero T-Rex innocente. Vieni qua, lupo, dove scappi? Vieni qua, lupo, dove scappi? No, fermo lì, è ulula, ulula, bravo, bravo, ulula. Dai, dai, aspetta, è in due però, è in due. Ma non siete spaventati entrambi? No, solo uno, vabbè, vabbè. Aspetta che ti do una mano, aspetta, 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 aiuto. Me lo sono trovato in faccia. Ero appena scesa da Yuyu. Aiuto, non me l'aspettavo di trovarmelo così in faccia al lupo. Sì, vabbè, ormai l'abbiamo chiamato Yuyu. Yuyu Tyrannus, Yuyu, dai, ci sta bene, ci sta bene. E non è che raccolga tanta roba. Boh, sì, forse qualcosa. Non lo so, non lo so, perché non mi ricordo quante bestie abbiamo mangiato. Aspetta. E comunque di vita non è altissimo, sono dovuta scendere a finire il lupo col fucile perché mi sembrava che stesse patendo un po' troppo il nostro Yuyu. Facciamo spaventare ancora questo lupo, dai, devo farlo un'altra volta. Vai, guarda, è bellissimo, è terrorizzato, scappa tantissimo. Allora, il nostro Yuyu non è che sia particolarmente forte, però almeno ci level up in fretta e quindi riusciamo a tirargli su un po' di valori. Guarda come si emoziona, guarda come si emoziona, è carinissimo. No, aspetta. No, si è accucciato per fare cacca. Si è emozionato talmente tanto per l'aumento di livello. E vabbè. Comunque dicevo che non è velocissimo, non è fortissimo. La vita, boh, non lo so, mi sembrava che stesse andando giù rapidamente contro i lupi. Però appunto ha questa abilità di ruttare in faccia alle persone e farle correre alla velocità della luce. Che non è male, dai, non è male. Ok, allora direi che anche oggi il nostro sporco lavoro l'abbiamo fatto. Il nostro branco sta crescendo e mi piace veramente tanto. È un branco un po' disomogeneo, ci sono tante bestie di vario tipo. Però sono tutte bellissime e fortissime e le amo alla follia. Allora mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi vi salutiamo così. Baci e abbracci a tutti anche da parte di Yuyu. Ciao ciao!